Giovedì 13 ottobre, mentre si sta svolgendo all'Università di Palermo la dodicesima edizione di No Smog Mobility, che la nostra rivista organizza insieme ai colleghi dell'agenzia Italpress, approfittiamo dell'occasione per presentarvi il numero di ottobre di Sicilia Motori, che da oggi sarà in tutte le edicole. In copertina trovate una composizione studiata dalla nostra grafica Giulia Seminara, che ha messo quasi a confronto, per quanto sia possibile, perché dimensioni sono ovviamente variate, la storica Alpine A110, che gli appassionati di rally ricordano per i successi negli anni 60 e 70 nei rally, con l'attuale, da poco rientrata in commercio. In questi giorni proprio è stata anticipata addirittura la versione R ancora più prestazionale. L'abbiamo provata su strada, vi raccontiamo come va e abbiamo fatto un impossibile confronto parallelo con la sua antenata. Naturalmente il prodotto non è limitato soltanto alle novità automobilistiche. Abbiamo provato lo scooter, il nuovo scooter Pulsion 125 di Peugeot Moto, che rientra sul mercato italiano direttamente, e tante altre novità. Ma Sicilia Motori è soprattutto motorsport, soprattutto corse siciliane e piloti siciliani. Quindi in questo numero raccontiamo tutto quello che è successo quest'estate sull'isola, nelle gare di auto e di kart, ma anche quello che è accaduto fuori dall'isola, dove i nostri piloti continuano a vincere e a rivelarsi piloti assolutamente competitivi, tant'è che sono arrivati i primi titoli italiani. Questo e tant'altro ancora con le nostre rubriche, con i belli racconti appassionanti dei nostri autori, li trovate sul numero che da oggi è in tutte le edicole siciliane, che potete però anche ordinare in versione cartacea su Amazon. E ovviamente, per chi ama il digitale e i contenuti multimediali, ricordiamo che su questo link potete scaricare la versione digitale, di carta, attraverso Amazon, attraverso i nostri amici edicolanti o online. L'importante e ritrovarsi con Sicilia Motori fra le mani. Buona lettura.